Buongiorno a tutti! Oggi sul banco test della prova muro abbiamo il Golden Mask 4WD con la cuffia senza fili, batterie ricaricabili, prezzo 380 euro, prezzo basso ma metal detector di alta gamma. Qui ci sono gli steli in carbonio e lì c'è la piastra da 30 cm a doppia D. In tanti ci chiedete di fare le prove con i metal più svariati e io faccio le prove con quelli che mi capitano fra le mani. Alcuni non li ho neanche recensiti perché il muro non lo passano, altri col muro in Porton vanno in overload e non li ho neanche recensiti. Poi ognuno sarà lui che dovrà trovare quello che è meglio e quello che è meno meglio. Comunque il muro qui sappiamo già che è il muro di 33 cm, pietre in Porton, pietra termica molto utilizzata nell'edilizia, probabile che anche il vostro muro sia in Porton, oppure andate da qualcuno che l'abbia, così potete fare tutte le prove che volete anche voi altri con i vostri metal per fare e vedere le comparazioni. Il metal qui com'è impostato? Discriminazione sulla tacca rossa, volume al massimo, audio frequency a 7, power level in soglia, la frequenza ho messo la 8 kHz che è un po' più penetrante rispetto alla 18. Eccoci qua con i nostri 20 centesimi. Ecco. Vedi? Qui non c'è mica nessuno, eh? Qua ci sono io con la moneta. Anche questo passa la prova muro. Diciamo che siamo un po' al limite, che la sente, che la spizzica. Però passa la prova muro. Golden Mask fa grandi metal detector, è il primo produttore in Bulgaria, ottima qualità, ottime garanzie, metal detector di alta gamma a prezzo abbordabile a tutti, non spendi tanto e hai un grande metal detector. Prova muro di nuovo, 20 centesimi. Bene, anche il Golden Mask 4WD passa la prova muro e se avete il muro di Porton anche voi fate tutte le prove che volete con tutti gli apparecchi dei vostri amici, così vedete quali sono quelli che tirano di più, quelli che tirano di meno e vi fate la vostra idea. Ciao a tutti!